Luigi La Spada, coordinatore cittadino di Forza Italia. Si chiedono le dimissioni del sindaco Giorgio Straguzzi. Quali sono le motivazioni, La Spada? Dopo 4 anni di amministrazione, in pratica nessuno dei problemi che c'erano all'inizio è stato risolto. È stato affrontato ed è stato risolto. Nei primi 2 anni e mezzo abbiamo dovuto assistere, nonostante le nostre pressioni per formare un'amministrazione degna di questa città, alla formazione di un'amministrazione che si è dimostrata inconcludente per 2 anni e mezzo e che è stata difesa ad oltranza dal sindaco senza alcuna ragione specifica. Alle nostre domande non sono mai arrivate risposte da parte del sindaco. Poi alla fine siamo riusciti a scardinare questa situazione e il sindaco si è intestato in questa con questa amministrazione di pseudo tecnici che avrebbero dovuto risolvere tutte le problematiche della città. È passato più di un anno e le problematiche sono rimaste tali, anzi sono anche aumentate. Infatti la scuola elementare di San Giovanni non si riesce ad aprire alla base che ciò e probabilmente non si aprirà neanche quest'anno, diciamo dalle notizie che arrivano. Il bilancio comunale non sarà fatto prima di ottobre, così come gli anni scorsi. E paghiamo il 40% di più della luce sulle bollette della luce perché siamo morosi con i nostri fornitori di energia elettrica. E la macchina burocratica è completamente andata, non è più affidabile in quasi nessun settore, anche se diciamo con tutti gli sforzi che possono fare i dipendenti comunali. E poi ci sono altre decine e decine di altre situazioni, le strade, ci sono strade che sono piene di buche e non si riescono a sistemare, c'è un po' d'asfalto, cioè di cose piccole oltre alle cose grandi. Avevamo fatto tante proposte come Forza Italia, siamo sempre stati bloccati e non capiamo il perché mai nessuno ci ha detto quali sono le motivazioni dell'ostracismo nei nostri confronti.